Salve a tutti, oggi vi faccio un video per alcuni argomenti sulla lesbianosi canina che mi avete chiesto sulla nostra pagina Facebook o mi avete chiesto via email. Normalmente la domanda che più frequentemente mi fate è: ma dottore, la malattia si può guarire? Il mio animale Jack guarirà dalla patologia? Allora, la risposta è sì. Devo mettere una virgola, sì, dipende dallo stadio. Perché? Perché la lesmaniosi viene teoricamente divisa in 5 stadi. Ultimamente mi dite: la mio animale ha una lesmaniosi cutanea, ha una lesmaniosi viscerale. Questa definizione, mi dispiace dirvelo, è una definizione che non corrisponde con la malattia veterinaria, perché in umana abbiamo una fase, diciamo così, cutanea, in cui il parassita non è riuscito a entrare nell'organismo ed ha una lesione, un'ulcerazione sulla pelle. Quella è la lesmaniosi cutanea. La lesmaniosi viscerale invece è quando il parassita è entrato all'interno dell'organismo e ha attaccato tutto il corpo, e quella si chiama lesmaniosi viscerale. Nel cane però, per tanti motivi, perché non si riesce a intercettare la lesmaniosi cutanea, la maggior parte delle volte trattiamo una lesmaniosi viscerale. Quando abbiamo una positività ai test ematici, il famoso titolo anticorpale, ormai quella è una lesmania di tipo viscerale. Quindi la lesmaniosi la dividiamo in 5 stadi, teoricamente. Il primo stadio è quello stadio in cui l'animale si è infettato ma non manifesta nessun sintomo. Questo avviene per esempio quando sottoponiamo l'animale ai test anticorpali, quelli che si fanno annualmente, e scopriamo che c'è una positività anticorpale. Questo è lo stadio più semplice: l'animale non ha lesioni, non ha sintomi, normalmente gli organi sono sani, la terapia è molto semplice. Poi c'è il secondo stadio. Nel secondo stadio il soggetto ha pochissimi sintomi, molto spesso è il veterinario a sospettare che ci sia la lesmaniosi, il veterinario e il proprietario non si è accorto di nulla. Poi c'è il terzo stadio, in cui il proprietario si accorge dei sintomi, perché i sintomi sono evidenti: ci sono le crosticine, c'è la perdita di pelo, c'è la crosticina sul gomito, c'è l'ulcerazione sulle orecchie. Nel terzo stadio difficilmente c'è una compromissione degli organi ed è uno stadio curabile. Poi abbiamo il quarto e il quinto stadio. Sia nel quarto che nel quinto stadio c'è una compromissione degli organi, cioè gli organi più importanti, il rene, il fegato, sono stati attaccati, e non è detto che la terapia riesca a far tornare indietro queste patologie. Perché? Perché se io ho un inizio di insufficienza renale, se l'inizio di insufficienza renale è leggera, magari curando la malattia, il rene compensa e l'animale sopravviverà come un animale che non sia stato mai malato. Logicamente, se l'insufficienza renale è grave, a tal punto che nonostante tolta la malattia, l'insufficienza renale rimane, avremo poi da lavorare su quella di patologia. Quindi l'animale tecnicamente potrebbe anche guarire dalla malattia, ma il problema degli organi non lo andiamo a togliere. Quindi è importantissimo fare in modo che l'animale non percorra tutta la strada per arrivare al quinto stadio. Lì la prevenzione è fondamentale. Come si fa la prevenzione in questi casi? Si sottopone l'animale a una titolazione anticorpale annuale per andare a intercettare quelle forme asintomatiche o leggermente sintomatiche che sono molto facili da trattare. È importante ricordarsi che la lesmaniosi non dà un'immunità residua, cioè non è che se io prendo la lesmaniosi quest'anno, l'anno prossimo non la prendo perché ho sviluppato gli anticorpi. Nella lesmania non esiste questo concetto di sviluppare un'immunità. Il soggetto prende la lesmania il primo anno, lo trattiamo efficacemente, può riprendere il secondo anno. Questo è il motivo perché molti credono che dalla lesmania non si esca da fuori dal problema. Non è che non si esce fuori dal problema, la lesmania può anche guarire, ma può essere ricontratta, specialmente se non si cambiano le abitudini dei soggetti. Quindi, qual è la cosa importante? Una volta trattata o durante la terapia, va evitato che l'animale venga rimorso dei pappataggi, e lì ci sono tantissimi modi, magari faremo un video apposta per riuscire a capire come evitare che l'animale si rinfetti. Questo è fondamentale. Ora, vi ho fatto una piccolissima spiegazione su quella che è la patologia in questo piccolissimo video. Vorrei che nei commenti mi scriveste quali sono gli argomenti che volete che io tratti in maniera più approfondita, e vi farò proprio dei video a tema. Va bene? Vi saluto.
Thank you.